Bella ragazzi, sono Rosso, bentornati in questo nuovissimo episodio di Just Cause 2. Ci riprendiamo dopo l'ultima volta che abbiamo fatto la live e ci siamo un attimino potenziati, ma solo un attimo, cioè non come avrei voluto, però per quel poco ci siamo potenziati, come ad esempio il fucile mitragliatore che lo abbiamo potenziato al massimo e in più anche la mitragliatrice. Anche questa potenziata al massimo. E mi sono anche potenziato dei veicoli, tra l'altro. Ora cercheremo magari in questo episodio, ovviamente, di fare l'ultima dei rocce. Ma perché continuo a dire rocce? Dei Reaper. E poi magari prossimamente, magari iniziando anche in questo episodio, di andare a fare qualche conquista, o magari se riesco nei prossimi giorni di fare un'altra live sempre di questo gioco, dove ci andremo a potenziare, come appunto è successo nell'ultima live. Però comunque, per quanto riguarda le live, faremo anche altri giochi, continueremo anche con quel gioco horror Alien Isolation, che lo porteremo avanti, e più altri giochi che sono in lista. Porca misera, ma così lontano è? Vabbè, qua non ci dovrebbe essere nessuno, perché qui è la base militare, l'abbiamo già conquistata e tutto quanto, quindi non ci dovrebbe essere nessun intoppo. E quando parte sta musica non sapete la goduria che mi viene. È bella questa musica, bella 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 bella. Sì, poi una cosa bella appunto di questo gioco è che ogni tanto partono queste musiche, cioè, ti rilassano, ti danno quel non so che. Comunque dovrebbe essere l'ultima questa dei Reaper, tra l'altro. Ci sono nemici del popolo ordinari e straordinari. Straordinari come Hamza, il comandante della base aerea. Voglio umiliarlo pubblicamente. Devi rubare un aeroplano sulla sua base e usarlo per attaccare un'altra base del governo. Così quel bastardo di Hamza verrà punito dalla sua stessa gente. Va bene. Sento un elicottero. Infatti c'è un elicottero. Lì c'è un aereo. Perché questa cosa? Oh merda. No, quell'aereo. Sì, è aereo, l'elicottero. Se quell'elicottero mi vede, farà partire tutto un casino qua. Che lascia stare. Ok, finché mi dà il culo, mi posso avvicinare senza alcun problema. Il problema è ora. Ma mi sta continuando a dare il culo. Come ha fatto a vedermi? Non lo so, avrà il culo negli occhi. Che ti devo dire? Au. Vieni? Prima voglio togliere di mezzo questo qua, che altrimenti potrebbe causare dei problemi. Dammi un passaggio, grazie. Là.
Sì, come faccio? Ora preparati ad attaccare l'altra base. Dove sarebbe l'altra base? Va bene. Sì, che poi questo è un aereo normalissimo, l'Hydra. Un comunissimo aereo. Vediamo un po' cosa dobbiamo distruggere. 18 ore di gioco. Bene. Capito. Così. Occhio. Adesso c'è un macello. Cazzo. Olè. Ok. Allora, siamo a 8 minuti. Se ciao, ci siamo spostati un casino. Allora, mancano i roci, appunto. Ah, è un altro dei Ular. Ma allora quello lo faremo per ultimo. Allora, sì, qua non vedo più nessun altro, quindi... Allora... Andiamo qui? Azione offensiva. Però qui come faremo ad andare qua? Sarà un po' un casino, eh. Allora, se dobbiamo andare qua, il posto più vicino è qui, dovremmo farcela tutta a piedi, guarda un po'. Ma no, ma ci prendiamo un veicolo, Ci prendiamo necessariamente un veicolo, adesso... ok, no, l'ho già segnato il coso. Ora qui andiamo sulla strada. Ci chiamiamo un veicolo che sia abbastanza veloce, sia chiaro, non è certo il camion della spazzatura. Eccola qui, guardate, questa qui è la nostra auto. Questa, ragazzi, è l'auto più veloce del gioco. Non esiste altra auto che sia più veloce di questa. Quindi, ammiratela. Che addirittura vola. E ho anche sbagliato strada.
Sì, e c'è anche due mitragliatrici incorporate. Maledetti quindi. Pedoni. Allora, no, dobbiamo andare per di là. Seguiamo il GPS a questo punto. Vai, seguiamo il GPS. Seguiamo le frecce dove ci dice. No, che ci dicono dove andare. L'unica cosa che ha una guidabilità molto imbarazzante. L'unico aspetto negativo è quello, però però in fatto di velocità nessun'altra auto la può battere. Ma perché qua? Perché qua? Nemico individuato a tutta la unità, sparare a vista. Perché sta cosa abusiva? Ok, che qua andiamo a tagliare un po', andiamo a tagliare della strada, ma è ancora 2 chilometri. Vabbè, ma se non ne vi levate voi, porca miseria. E ho anche bucato, bene. Ho bucato. Ma pensa un po'. Cosa stai facendo? Sì. Aspetta. Vabbè, questa moto è molto più lenta, ma almeno non dovrebbe fare tutti quei danni. Si gira a sinistra. Oppala. Sì, ma che cazzo è? Dai. Chi è? Vai così. Io non so se lo fa apposta o no? E ci siamo. Aspetta che qua dobbiamo fare una cosa fatta bene con la moto, Aspetta che è leggermente. Dovrebbe essere qua più o meno. Là. Allora, vediamo un po'. Sbagliato. Sto soffrendo. L'infezione avanza. È tutta colpa di quei militari disonesti. Aiutami a distruggere la loro base. Così il virus sarà espulso per sempre dalla mia mente. Va bene. Raggiunge la base militare. Ma se ho questa, scusa, non facciamo prima. Attenzione qua. Muoversi, è nostro!
Questi silo. Ma che cacchio di risata era? Ma c'è un aereo qui? Ah, ma c'è una... Ah! Direttura... Addirittura... Va bene. Sono altri... Ma i silo si possono distruggere anche così? Sì, buonanotte. Sì. Mi lanciano le granate così a random. Aspetta. No, se ne stanno tanto. Ah, manculo, è partito. Ah. Finiamolo. Tutti a terra. Chi è? Dov'è che sei? Colpe via. Così. 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 Va bene. Già che ci siamo, andiamo a conquistare questa base? Ma sì. Tanto. Tanto prima o poi dobbiamo farlo, quindi. Tanto vale farlo adesso. No, cacchio. Allora, ho detto uno lì e uno anche qua. Porca. Se nemmeno con una potenza di fuoco così elevata. Vabbè. Colpa mia che non ho visto quanto ero di vita. Colpa mia. Ma adesso possiamo fare direttamente così. Dai, almeno questa con è completiamola. L'abbiamo iniziato. Almeno finiamo il lavoro che abbiamo iniziato.
Almeno quello dico. È stato distrutto il generatore? Sembrerebbe di sì. Ma che No, prima distruggo tutto quello che c'è da distruggere e poi dopo prendo le casse. Quella distrutta sta distrutta. No. Non so se quella... Penso di sì comunque, Proviamo a sparare. Dai, non ci arriva fino a là? Aha. Guarda, guarda, guarda che crolla, guarda che crolla. Oppala. Ok. Ma perché? No, io continuo a utilizzare questo, È utilissimo e intanto mi risparmio anche un casino di munizioni se per questo. Che dovremmo aver distrutto tutto. Guarda qua la roba. Ma certo, troppo facile.
Orco. Entra qua dentro. Fammi vedere qua che cosa c'è. Guarda, sicuramente ci sarà la antenna, guarda. Ma quanto ci scommetti che c'è l'antenna qua? Anzi no, sì, è quella che abbiamo distrutto prima. No, io mi stavo riferendo a un'altra torre. Qua non c'è più niente da fare, quindi ritorniamo giù. Ma sì. Cos'è che manca? Abbiamo finito poi? Assolutamente no. Manca ancora la roba qua sopra forse. Dov'è? Qua manca ancora qualcosa. Aspetta. Ah, qua sopra proprio. Va bene. E c'è ancora qualcosa. Vacca miseria. Vabbè, di certo non è piccola questa base. Sto cercando di vedere se magari è lì, ma a quanto pare no. No, qua ci stiamo allontanando. Allora, se non è qua su, qua giù. Eccola. 89, 91. Ancora? Un'altra cosa manca, porca miseria. Vabbè, ma è qua, infatti. Ma di solito poi dopo le casse si trovano sempre nei soliti posti, poi alla fine dopo un po'. Non è che magari dobbiamo distruggere uno di quei cosi? Se andiamo a seguire quei cosi lì, se ti sbrighi. No, è riuscito a volare lo stesso. Ah. E qui. Eccola. Non dovrebbe essere l'ultima questo, sì. No. 96, quindi qualcosina manca. Ah, qui? Non abbiamo preso una cosa qua? Ah no. Ehi, tu fermo! Per la gloria di Paneu! Ah, adesso basta, sì, sta l'ultimo. Ancora! Che miseria. Guarda!
Allora, forse ho capito dov'è che manca. Potrebbe essere magari all'inizio. Potrebbe essere addirittura qua l'ultimo. Però non è questo il caso. No, anche perché qua non mi rivela niente. A meno che non c'è qualcosa da distruggere, ma io qua non vedo nulla da distruggere. Andiamo. A meno che non intenda quelli là, addirittura. No, ma qua non... No, questi non c'entrano nulla. Vabbè, possiamo distruggerli lo stesso volendo, eh. Non è un problema. Però questi non c'entrano nulla con la base là. Visto? Non c'entra assolutamente nulla. Guarda cosa che mancava. Vaffanculo. Vabbè, almeno adesso lo abbiamo fatto. È stato grandioso. Completato al 100%. Qui c'è anche una sfida se vogliamo. Ma no, direi che abbiamo fatto comunque abbastanza per oggi. Ok ragazzi, ma direi che per questo episodio di Juice 2, certo, Just Cause 2 è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale di iscrivervi se volete rimanere aggiornati sui prossimi episodi di tutti i giochi e di altri giochi, mettere un bel pollicione su se vi è piaciuto l'episodio e mi raccomando di dire anche la vostra nei commenti. Noi ci risentiamo con un prossimo episodio di Just Cause 2 e io non so neanche dove sto andando qua per questa spiaggia qua. Vabbè, ci sentiamo alla prossima. Ah, qui posso risalire, ok. Bella! Ah, ragazzi? Non per qualcosa, ma credo di aver appena scoperto Atlantide.